Sono svariati i candidati che non sono stati rieletti e si tratta di nomi importanti del calibro di Giovanni Ardizzone, ex presidente dell'ARS, e dei deputati uscenti Santi Formica e Beppe Picciolo. Non si sono ricandidati Franco Rinaldi e Filippo Panarello, riconfermate Valentina Zafarana e Bernadette Grasso, non è stato rieletto Marcello Greco. Brolo ha perso addirittura due importanti riferimenti regionali, Nino Germanà, candidato con Forza Italia, e Giuseppe Laccodo, candidato con il PD. Anche in questo caso si tratta di esclusioni clamorose. Entrambi, contattati questa mattina dalla nostra redazione, hanno preferito non rilasciare dichiarazioni. In momenti come questo, e soprattutto considerando il fatto che si tratta di esclusioni inaspettate, non si ha voglia di parlare. Ma prima o poi bisognerà fare i conti con i dati impietosi della consultazione regionale. Nel frattempo siamo andati in paese per sentire un po' cosa pensano i cittadini di Brolo. Secondo me è una grande sconfitta e secondo me loro non se lo aspettavano. Però il paese ha deciso così, la Sicilia ha deciso così, speriamo nel cambiamento che c'è stato. Io sono molto scettica, sono sincera. Sono contenta per l'ex sindaco di Rocca, Bernadette Grasso, mi fa piacere vederla lì. Per quanto riguarda Genovese, ieri sera ho scritto anche un post, è un ragazzo giovane, ha un fardello pesante sulle spalle. Mi auguro che non delude tanti giovani che gli hanno dato questa opportunità. Pensavo che ce la facessero tutte e due, poi per il resto dispiace che non ce la siano fatta. Senta, ma qual è secondo lei il mancata elezione, più quella di Germanà, quella più clamorosa, diciamo, o quella di Laccodo? Quella più clamorosa secondo me è quella di Laccodo. Ma perché? Perché considerando il territorio e il PD cosa era sul territorio, pensavo che ce la facesse. Trovarsi senza una rappresentanza, che prima era di due persone, adesso dall'oggi al domani, senza rappresentanti, dico, non è... Però, dico, dormiamo la notte, non è che succede. Chiaro, dispiace perché magari anche da un punto di vista affettivo si poteva essere legati o meno a uno o all'altro deputato, quindi dispiace. Per dire la verità non me l'aspettavo, perché sono due deputati radicati sul territorio e è stata una sorpresa non essere confermati. Senta, di più si meraviglia per il fatto che non sia stato eletto Laccodo o per il fatto che non sia stato eletto Germanà? Laccodo, che praticamente era il padrone del PD in questo momento. Così hanno deciso le urne, è un risultato che chiaramente il paese deve accettare naturalmente. Lei se l'immaginava? No, devo dire la verità, no, ma per entrambi è un risultato che ci sorprende, ma che ovviamente accettiamo.